Ho volato dalla Filanda fino alla sorgente dell'Arno e ho deciso di seguire il fiume che parte da qua e che diventa Arno e arriva su fino al Monte Falterona. Il mio lavoro poi è stato fare questo libro in cui racconto esattamente il viaggio che ho fatto, l'andata e il ritorno, quindi il fiume e tutto quello che io ho visto. In una situazione totalmente libera come è quella la Filanda, come io ho conosciuto la Filanda, è inevitabilmente venuto fuori il mio spirito sovversivo e in ogni caso mi perseguita. È una situazione totalmente libera, la sovversione è stranamente, contrariamente alle consuetudini, creare un luogo appartato, creare qualcosa di molto tranquillo, un ambiente direi domestico. Quindi ho arredato questa stanza proprio un po' sullo stile di un salottino siciliano, di uno studiolo, all'interno di questa stanza appunto appartata dove uno può sedere, leggere un testo o prendersi una tazza di tè. Ho raccolto una serie di opere di artisti amici che stimo, opere non fatte appositamente ma opere che già esistevano e che negli anni precedenti avevo visto e in qualche modo ricordato. Tutte queste opere hanno un tema preciso, sono legate da una tematica a me sta particolarmente a cuore, che è quella del libro, della forma editoriale. Queste opere però hanno un taglio specifico, non sono libri d'artista e non sono nemmeno rappresentazioni di libri, ma bensì sono opere in cui per descrizione, per collezione, per sovversione, per modifica, pittura, comunque sia, sono libri che realmente esistono, sono libri che sono realmente editati. Gli artisti che hanno realizzato queste opere sono Carlo Guaita, Luca Pancrazzi, Luca Bertolo, Marco Neri, Emanuele Becheri, Cristian Chironi, Adriano Nasuti Wood e infine c'è il mio lavoro che è uno mio, Francesco Carone. Il lavoro parte tutto da un'immagine, abbastanza importante per la storia dello sport, ma anche per la storia sociale, ed è l'immagine di Gino Bartoli e Fausto Coppi che si scambiano una borraccia. L'idea era proprio quella di richiamare alla memoria quel gesto di anche intimità. Tra l'altro in un momento di grande battaglia, perché la fotografia è stata fatta durante una gara.